Le statistiche che avete comunicato sugli incidenti da gas combustibile, avete sottolineato che non tendono a scendere negli ultimi anni. Cosa si può fare? Avete dato quattro diverse ipotesi, possibilità. La prima, la più importante, qual è? Secondo me la più importante sarebbe quella finalmente di stabilire i controlli sul campo, a cui va unito il percorso di qualificazione degli installatori. Non solo installatori, anche manutentori, cioè di personale che opera nel posto contatore per i vari servizi. Vogliamo arrivare cioè al livello di chi sta da anni lavorando sulle caldaie in modo ottimale, con bravi manutentori, installatori altamente qualificati? Sì, vorrei dire che anche nel fatto della manutenzione dobbiamo fare dei passi in avanti, perché purtroppo, se si va a vedere bene la casistica degli incidenti, ce ne sono diversi che sono accaduti per intossicazione da monossido di carbonio, quindi è legato all'aspetto manutenzione sia come trascuratezza da parte del cliente nel non farla fare, sia per interventi poco riusciti. Ecco, e quindi non sono delle grandissime cose, ma bisogna lavorare anche su quello. È quindi giusto dire che la possibilità di avere l'assistenza post contatore di un consulente familiare del gas è molto importante? Direi che dal punto di vista della sicurezza noi la consideriamo un parametro determinante per scendere nel discorso degli incidenti, ma anche nell'assetto complessivo di quello che può essere il rendimento energetico e altro. Difatti la nostra proposta in tempi passati al Ministero è stata di unificare i controlli, per esempio, oggi sa che si fanno quelle sulle caldaie per il rendimento energetico, di unificare i controlli per il rendimento energetico con quelli di sicurezza. Per dare al cliente un servizio vero e non fargli credere che sta pagando un balzello inutilmente. In effetti qualche volta è così, dobbiamo ben dirlo, non dobbiamo nasconderci. Invece così riusciremo a dare un servizio vero e evitarci dei costi sociali che certe volte possono essere molto grandi. Ma sono i consumatori che possono suggerirvi molte opportunità per rimediare a questa situazione. I vostri rapporti come sono con le loro associazioni? Noi abbiamo, forse si è visto anche stamattina da qualche relazione, noi abbiamo dei rapporti molto attivi con i consumatori, nel senso che il CNCU, la Consulta Nazionale Consumatore Utente, è il nostro socio da parecchi anni e poi abbiamo alcune delle più grosse associazioni dei consumatori con cui collaboriamo per quello che si può fare. Certo che questi rapporti devono essere un attimino più stretti e si deve dar modo, come si è sottolineato spesso stamattina, ai consumatori di partecipare anche alla normazione in modo attivo. Nel passato non sono stati sempre presenti, anche se noi abbiamo fatto di tutto per interessarli, ma certe cose comunque sfuggono e sarebbe necessario che partecipassero, ecco. Del resto non lo diciamo noi, lo dice anche l'Europa. Tra le cifre e i dati preoccupanti ne risulta uno che non è stato definito e sono gli incidenti in crescita dovuti a apparecchi malfunzionanti e difettosi, braccieri usati dagli extracomunitari. Questo è un problema vero? Sì, ci sono, questo qua è un problema grave, però scindiamolo. Parliamo innanzitutto di quello che riguarda il gas. Sì, dobbiamo dire, e ripeto, è stato sottolineato ampiamente questa mattina, che a volte l'utilizzo degli apparecchi a gas da parte degli extracomunitari non è proprio idoneo, sia per problemi di lingua, sia per problemi di povertà. E questo l'abbiamo detto. Chiaro che il discorso della povertà riguarda anche fasce sociali di cittadini italiani che vivono in condizioni di indigenza. E cosa succede? Che spesso, non avendo il gas, non riuscendo a scaldarsi col gas, ultimamente abbiamo osservato il fenomeno della recrudescenza degli incidenti da braciere, che non sono di competenza dei CIGI, ma ci è parso opportuno e doveroso segnalare. La gente non può riscaldarsi col gas, accende un fuoco e poi si intossica lo stesso.